nel giorno di Alberto Sordi, che comincia questa bella avventura, io che non vedo nulla, vi vedo tutti giovani, belli e magri, che è una cosa fantastica. E Alberto Sordi faceva vedere, anche a chi non vedeva, qual era il senso della vita. Lui era tutti e quattro punti cardinali messi insieme, era nord, est, sud, ovest. Lui li ha attraversati tutti i grandi sentieri della vita e ce li ha raccontati con una bonomia che giustamente Fellini diceva che i grandi comici, e Sordi è stato sicuramente uno di questi, erano benefattori dell'umanità, avevano quella qualità straordinaria di essere al di sopra di tutto e di andare oltre, e Sordi era oltre, oltre. Sordi era Roma, era l'Italia, era il mondo intero, era tutto il pianeta, era l'ultima stella che c'era nel cielo, era Alberto Sordi. E Carlo Verdone qualche sera fa che ho incontrato ha detto una cosa bellissima a proposito del rapporto tra Fellini e Sordi, ha detto: guardate che se guardate bene i vitelloni, nei vitelloni c'è già tutti i soldi che sarebbe venuto dopo, perché in quell'amicizia, in quella frequentazione tra Sordi e Fellini sono nate cose meravigliose. Io ho assistito a dei momenti, diciamo, molto belli, sono stato testimone, con grandissima gioia ho presentato la serata dei due leoni d'oro alla carriera insieme a Monica Vitti e Alberto Sordi, una cosa, insomma, facciamo un applauso a questi due signori che se lo meritano davvero. E Monica Vitti e Alberto Sordi, con Alberto Sordi che giocava come un bambino con Monica Vitti davanti a sto leone d'oro alla carriera e diceva: e mo che ci famo? E Monica cominciava una segreta di dove lo piazziamo, dove lo mettiamo, insomma è un gioco infinito. Un'altra serata fantastica, Paolo Comino ne ha vissute molte con me di queste serate e ringrazio anche Paolo di tanto aiuto che ci ha dato in questi anni. E la cosa fantastica è stata che una sera ho fatto incontrare Enzo Iannacci e Alberto Sordi. Enzo Iannacci, perché Enzo Iannacci ha sempre detto che se non ci fosse stato Alberto Sordi lui non avrebbe mai scritto una canzone. Lui conosceva Nonnetta e Carcerato a memoria. Quando si sono incontrati, Iannacci ha fatto una sua versione di Nonnetta, un po' gezzata. E Alberto Sordi ha commentato: non la sa mica bene, però è matto e mi piace. Poi un'altra serata fantastica fu quando feci incontrare a Taratatà, un bizzarro numero di Taratatà, due americani a Roma, Little Tony e Alberto Sordi. Quando Little Tony attaccò un pezzo di Elvis e lo fece in maniera, devo dire, molto bella, Alberto Sordi si avvicinò a me e disse: amici, per me questo canta meglio di Elvis, lo sai. Insomma, tante sono le cose che si possono raccontare di Alberto Sordi. Però vi voglio raccontare una cosa che mi ha sempre colpito. Sordi aveva un cuore grande e aveva un cuore da poeta, perché lui è stato un vero rivoluzionario nel mondo, per esempio, della musica leggera. È stato uno che io, insomma, ho fatto un cofanetto che si chiamava Le canzoni di Alberto Sordi e lui era molto orgoglioso di quel lavoro perché ci abbiamo lavorato insieme per tanto tempo. Ma era un vero rivoluzionario, non ci sarebbe stata la cosiddetta canzone demenziale, che oggi si chiama così, se non ci fosse stato Alberto Sordi, che però in quelle canzoni apparentemente così surrealiste ci metteva dentro tanto cuore, tanta vita e tanta umanità. Una volta, l'ultima due cose che voglio raccontare, oltre a dire che compagni di viaggio preziosi sono stati sempre Nicosia e Gloria in questa avventura, con Nicosia poi ne abbiamo fatte combinate tante, di belle cose, di belle avventure alla scoperta dell'arte, degli artisti, quella è la cosa che ci piace di più. Ma insomma, una volta con Alberto Sordi andammo in Umbria, che doveva ricevere un premio, mi pare che, insomma, un premio, io devo presentare questa serata in cui lui riceveva questo premio. Siamo partiti insieme, dice: però prima devo andare in una fabbrica a salutare gli operai, perché glielo ho promesso. Alberto Sordi entra in questa fabbrica, in questo enorme hangar pieno di operai, entra accolto da un grandissimo applauso. Poi dopo una pausa, una piccola pausa, quindi tutti si aspettavano che cominciasse il suo discorso, fa esattamente questo: lavoratori, pam! Lavoratori della vanga, pam! Fu un trionfo, non fu una cosa bella, fu un trionfo, una cosa pazzesca. Tutti contenti, tutti felici. A un certo punto, quando uscimmo fuori, a vincere lì a Federico, che ancora funziona, mi disse. L'ultima cosa che vorrei dire è questa, e cioè che, dato che Alberto Sordi è stato e sarà sempre un benefattore dell'umanità per tutto quello che ci ha lasciato e che ci lascerà, perché Sordi continua ancora a seminare cose incredibili. Io ho fatto una telecronaca dei suoi funerali, mi ricordo la commozione, l'affetto, l'emozione di una città intera e di una nazione intera, perché che piangevo.